Hello Neighbor, un gioco che era popolarissimo nel biennio 2016-2017, giocato da centinaia di youtuber e migliaia di utenti. Insomma, un gioco molto popolare e amato, no? Eppure questo gioco è considerato uno dei più deludenti della storia dei videogiochi, nonché quello che è calato di più nello sviluppo. Ma come è potuto accadere? Beh, lo scopriremo in questo video. Per parlare di come Hello Neighbor è fallito, dobbiamo prima discutere di come è nato. Hello Neighbor nasce come uno stealth horror, tenete bene a mente, stealth horror. L'avete fissato? Perfetto. Hello Neighbor è un concetto semplice ma interessante. In pratica noi sappiamo che il nostro strano vicino sta nascondendo qualcosa nel suo scantinato e noi dobbiamo fare di tutto per entrare. Dovremo entrare nella sua strana casa e lui farà di tutto per fermarci. Letteralmente ci pizzicherà il culo con una prelibatezza chiamata trappola per ursi. La porta sarà bloccata con un lucchetto e delle travi, che potremo sbloccare con una chiave e un piede di porco. Anche un martello, andrebbe benissimo. Tutto questo si trova all'interno della casa stessa, costringendoci ad avventurarci all'interno di essa, affrontando proprio lui. La cosa che ti sorprendeva era l'IA, capace di imparare dalle tue mosse, che ti prevedeva strada facendo. Ok. Ma ora, cosa è andato storto? Ci arriviamo. Ora, la prima versione resa pubblica fu la pre-alpha, che è secondo me una delle migliori. Semplice, efficace e ti spiega ciò che il gioco dovrebbe essere. Per entrare nella cantina ci serviranno un martello o un piede di porco che però ha due spawn casuali, una chiave e un codice che potremo ottenere grazie a una lampada UV. Non chiedetemi che se ne fa di una lampada UV. Ma d'altronde parliamo dello stesso che lancia le trappole per orsi come se fossero palloni da calcio. Beh, non è troppo complicato e appena entrati nella cantina... Ah, non c'è una cantina. Vabbè, è una pre-alfa, no? Quindi non ci preoccupiamo neanche tanto. L'alfa 1 per qualche motivo non ha avuto uno sviluppo completo. Cioè devono aver mollato a metà essendosi ricordati che è solo un alfa effettivamente. Cioè la casa originariamente avrebbe dovuto avere 4 piani, però nella versione finale solo 2 sono presenti. Nei piani originali c'era persino una stanza antigravitazionale. Comunque l'obiettivo è sempre lo stesso, c'è una cantina. Per aprirla avevamo bisogno di una chiave o di un gripardello. E di un piede di porco. Sì, non c'è un codice stavolta. Una volta aperto il tutto, il vicino, onde evitare di farci avere una gioia nella vita, spegne le nostre speranze sul nascere e ci manda a fare compagnia alla mia dignità. Qualche motivo fece tanto scalpore la teoria dell'orso e stronzate simili. Ora mi rendo conto che la principale rovina di questo gioco è stato il concentrarsi troppo sulle teorie e sull'approfondimento della storyline. Ora, questa è l'ultima di quella che mi piace chiamare Golden Age. Stavolta la casa è significativamente più piccola e perciò più compatta e completa, a differenza di qualche altra versione. Comunque, la storia è molto semplice. Il nostro protagonista, stavolta provvisto di corpo, si trasferisce in questa casa. La porta è bloccata e dopo una prestazione di forza degna della mia voglia di alzarmi per andare a scuola la mattina, prendiamo un piede di porco ed entriamo. Evidentemente eravamo molto stanchi, dato che non siamo nemmeno riusciti a levare la pezza piena di malattie che stavano covando dagli anni 80. Ma il nostro carissimo vicino, passione agente immobiliare, invece di venderci la casa ce la fotte. Fanno così agenti immobiliari a Napoli per caso? Comunque veniamo cacciati dalla nostra stessa casa! E stavolta per entrare nella cantina avremo bisogno di una keycard e di un piede di porco. Ora potremo usare un'arma incredibile per fermare i piani malefici del nostro vicino! L'arma giocattolo! Yeah! Gameplay! Comunque, appena entrati nella cantina, avremo questo simpatico corridoio a cui non potremo accedere perché una schermata annuncia la fine della demo, che ci farà avere lo stop cardiaco di cui avevamo bisogno per concludere l'esperienza. Comunque, so che esisteva una versione chiamata Alpha 1.5, che era leggermente diversa e aveva ancora questa sezione disponibile, ma beh, ora non è più reperibile. Cioè, c'è qualche versione online, ma sono versioni ricreate. Ora, qui comincia il declino ufficiale di Hello Neighbor e il distaccamento da ogni sua premessa iniziale. Perché dico questo? Beh, questa è la casa. What the fuck is this piece of shit?
Se siete stati attenti durante l'inizio del video, saprete qual era la prima cosa che avete ritenere a mente. Nel caso non ve lo ricordaste, esci come uno stealth horror. Tenete bene a mente. Stealth horror. Perché dico che questa premessa è venuta a mancare? Beh, ecco la tattica principale dell'Alpha 3. Un riassunto. Fase 1, rompere una finestra. Fase 2, il vicino esce. Fase 3, entrare di prepotenza fottendosene di tutto e tutti. Suggerimento: le prime due fasi sono facoltative. Ora, signori della corte, ditemi, questo è uno stealth horror? Assolutamente no. Letteralmente uno stealth dove giocare stealth è svantaggioso. Per non parlare del vicino che è inutile. Eh già, perché essendo che la sua intelligenza artificiale era stata originariamente costruita per case piccole e compatte, perde completamente l'efficienza, lasciando che dal secondo piano in poi non fa più parte del gioco praticamente. Poi solo guardando da come è strutturata la casa e come è fatta, si può facilmente intuire a quale target puntano. Eh già, devono aver avuto la marziana convinzione che se avessero puntato un pubblico più piccolo avrebbero fatto più soldi. Comunque, ora quei puzzle interessati che caratterizzavano l'Alpha 1 sono questi. What the fuck? What the fuck is this? That is not funny. That is not, there's nothing. Yeah, gameplay! Sì, riciclo le battute come Hello Neighbor ricicla le idee. Ora, credo sia inutile spiegarvi come battere l'Alpha 4, spiegarvi le altre mille beta. Perché sono sempre uguali, la casa è quella è. Adesso vorrei concentrarmi sul titolo. Come ha fallito? Perché Hello Neighbor è diventato irrilevante? Beh, nel corso dello sviluppo ci sono state decisioni che ne hanno portato il degrado veloce, soprattutto a livello qualitativo. Cioè, che cazzo è sto stile grafico di merda? Comunque, questo gioco ha fatto due scelte principali, che è il più piccolo. E tu mi dirai, cosa c'entra? C'entra. Innanzitutto immagino abbiamo dovuto rifare molto la storia, perché guardando le prime alfa immagino che quella roba non sia per bambini. Ma poi anche una cosa banale ma importante: nel trailer di presentazione diceva le parolacce. Il gioco sembra un disabile asmatico. La scelta di destinare ai bambini ha cambiato anche i puzzle, perché i bambini non potrebbero mai arrivare a fare dei puzzle troppo complessi. Per farvi capire, per i puzzle del vero Hello Neighbor ricorreva al metodo degli dèi YouTube! Comunque hanno dovuto cambiare atmosfera e tutto, perché fai giocare a un bambino di 7 anni la pre-alpha, rimarrà traumatizzato, cioè faccio giocare a fatica a giocarla io ancora oggi. Ma poi il concetto horror che ti costringeva ad entrare nella casa perché tutto ciò che ti serviva era lì, nel gioco finale viene a mancare. Cioè nell'atto 2 nel gioco finale passi il tempo nel giardino oppure in una zona dove il vicino non può arrivare neanche con le ali. Nonostante tutto ciò, il gioco è all'uscita, era ancora sulla cresta dell'onda. Ne parlavano tutti e lo portavano tutti. Ne approfittarono per fare altri tre giochi che cavalcarono questa onda. Hello Neighbor Hide and Seek, un ulteriore approfondimento della trama inutile. Secret Neighbor, un murder mystery dove uno dei bambini è il vicino. E il sequel, di cui solo qualcuno si è cacato le prime alfa e poi è stato dimenticato da tutti. Insomma, il crollo di questo gioco è anche dato dal fatto che i youtuber hanno smesso di cacarselo dato che aveva deluso. Quindi adesso passano il tempo a chiedere disperatamente a Matpat di cacarseli, chiedendo approfondimenti su teorie. Sapete, questo gioco avrà sempre un posto nel mio cuore, ma ha deluso parecchio, troppo secondo me. È incredibile come siano riusciti a rovinarsi da soli strada facendo. Chissà, magari in un altro universo tutto ciò non è mai accaduto.